una sala sì, che realizza lo spirito di Segre, perché la maggior parte dei suoi lavori sono stati presentati e discussi in questa sala per essere pubblicati negli atti o nelle memorie dell'Accademia delle Scienze, come Segre, ma anche tantissimi altri, Castelnuovo, Fano, eccetera. Questo era il centro, soprattutto nel periodo d'oro della scuola di geometria algebrica italiana, era il centro in cui si discutevano e venivano presentate le pubblicazioni che venivano man mano redatte. Per darvi un'idea di cosa erano queste pubblicazioni e soprattutto di cosa erano e cosa sono i quaderni, i famosi quaderni di Corrado Segre, la professoressa Giacanti, insieme a me e insieme a Chiara ecco, ha preparato una mostra che è situata nelle bacheche che vedete lì, a partire da quella laggiù e poi ruotando fino a quest'altra. Nell'intervallo fra una conferenza e l'altra, credo poi prima o dopo, vi invitiamo caldamente a visitarla, a guardare perché ci sono tanti preziosi cimeli della geometria algebrica italiana. Livia adesso vi dirà brevemente qual è stato lo spirito con cui è stata creata la mostra. Ecco, lo scopo di questa mostra è quello di documentare attraverso i corsi manoscritti di Corrado Segre il suo magistero, cioè di far vedere come questi corsi hanno stimolato la ricerca dei suoi allievi. Quindi a partire da quella prima bacheca che si trova alla mia sinistra, ritroverete o accanto ai quaderni manoscritti le pubblicazioni principali dei suoi allievi, citazioni che si riferiscono al suo magistero, immagini che documentano la vita accademica torinese. In fondo, nell'ultima bacheca, che è la quinta, ho preparato uno schema che illustra quali furono gli allievi di Segre e anche quali furono le figure più famose, i matematici più famosi che vennero a studiare a Torino per seguire i suoi corsi. Naturalmente questo schema non è una genealogia completa, si ferma intorno agli anni 20, perché la scuola di geometria algebrica fiorisce a Torino proprio a cavallo dei due secoli, a cavallo di 800 e 900. E Castelnuovo, ricordando questo periodo di lavoro così intenso, così fecondo, parlerà di orge geometriche torinesi. Qualcosa di più saprete dalla nostra conferenza di oggi pomeriggio. Grazie Livia. Allora lascio la parola a Sandro Verra che presiderà la seduta mattina. Perché start with the series of talk this morning. So the first speaker is Professor Rita Pardini from the University of Pisa, and the title of her talk is Stable Torrens Tensor Surfaces with K-squared equal to 1.